a tutti ragazzi, sono Spiccicalle e benvenuti nel mio nuovo video. Oggi siamo alla fine del mese, quindi eccoci qua per parlare delle letture che ho fatto nel mese di luglio 2013. Questo mese ho letto un totale di 4 libri terminati e ho iniziato un quinto libro che speravo di inserire in questo video, ma finirà in quello di agosto. Ma partiamo subito. Partendo in ordine di lettura, il primo libro che ho letto in questo mese è stato 84 giorni di Daniele Pollero, di cui vi lascio la copertina. Questo libro l'ho letto in ebook, mi è stato gentilmente passato dall'autore, che ringrazio tantissimo per avermi dato appunto l'opportunità di leggere il suo romanzo, di cui trovate la recensione qua sotto nel box informazioni, dove vi ho lasciato il link ai miei pareri sul libro appunto che ho scritto all'interno del blog. Un libro molto bello che si può descrivere in un'unica parola: sogno. Durante tutto il periodo di lettura di questo breve romanzo, racconto lungo, sono circa un 101-102 pagine, non di più, è molto molto breve. Mi è sembrato di vivere all'interno di un sogno, vivere all'interno di ambientazioni che ricordano molto, per anche il modo di essere cupe in certi momenti o anche oniriche in certi altri, le ambientazioni ideate dal grande Tim Burton. È un libricino molto molto bello, veramente, che rapisce il lettore dalla prima all'ultima pagina. È un triangolo amoroso molto particolare, non per niente banale, anzi, proprio bello, onirico, che consiglio caldamente a tutti gli amanti del genere e non, perché secondo me può piacere davvero a tutti quanti. Però se volete appunto leggere in maniera intera tutti i miei pareri, vi rimando al link qua sotto. Secondo libro che ho letto questo mese è stato il libro per il gruppo di lettura della Compagnia dei Lettori. Questo mese abbiamo Luna di Julian Peters. Io ve lo posto cartaceo, però in realtà l'ho letto in digitale, l'ho trovato poi, ho usato da IBS, nonostante dato che il libro mi è piaciuto da morire, ho voluto comunque comprarlo in cartaceo. Edito dalla Giunti, prezzo copertina 9,90€, che ho pagato 4,95€. Per un totale di circa 382-383 pagine, più o meno. E ha la copertina cartonata. È molto piccolo, è un'edizione un po' pocket, però mi piace questa edizione più piccola del normale. E anche la copertina è molto bella e richiama molto il contenuto del libro, soprattutto la farfalla. Come ho iniziato il post nel blog che ho pubblicato giusto oggi, 31 luglio, che trovate qua sotto il link nel box informazioni, vi consiglio di andarla a leggere perché lì ho espresso tutto quello che pensavo su questo libro. Infatti non mi dilungherò troppo qua nel video nel parlarvi di questo romanzo. Qua dietro si può leggere questa frase: io l'amavo, lei era mio fratello. Io penso che con questa frase si possa descrivere tutto il succo che si trova all'interno di questo young adult molto particolare, che tratta temi molto forti, ma anche con un certo tono di ironia in certi momenti. Infatti mi è piaciuto molto questo modo di fare dell'autrice, cioè di parlarti di temi molto particolari, quali appunto l'adolescenza e la transessualità, misto comunque ad un modo anche ironico, in modo che possa essere anche più semplice, essendo uno young adult, quindi un romanzo adatto più ai più giovani, essere più apprezzabile appunto per un pubblico più giovane. Infatti però, non essendo comunque un romanzo adatto comunque ai ragazzi, io però mi sento comunque di consigliarlo anche a un pubblico più adulto, perché deve essere letto secondo me da tutti, per i temi trattati, ma anche per la visione delle cose che vengono descritte all'interno di questo romanzo. Poi, leggendo appunto in maniera più esaustiva la recensione che trovate sul blog, capirete il perché di questa mia affermazione. Posso dirvi che io ho dato 5 stelline su Anobi, un libro che mi ha veramente segnata, fa veramente molto riflettere, e mi sento caldamente di consigliarvelo, perché se non l'avete letto dovete assolutamente leggerlo, e se siete amanti del genere non potete farvelo assolutamente scappare. Terzo libro che ho letto questo mese è stata La casa per bambini speciali di Miss Peregrine di Ransom Riggs, edito dalla Burrizzoli. Questa è l'edizione, quella economica, a 9,90€, brossurata.
Allora, anche di questo libro ho parlato abbondantemente sul blog. Questo mese mi sono data particolarmente alle recensioni scritte. Ho notato che facendo recensioni scritte riesco a esprimere in maniera più esaustiva quello che penso. Quindi penso che d'ora in poi farò magari dei libri che mi sono piaciuti più di tutti quelli che leggo. Farò la recensione scritta e poi ovviamente nel video di fine mese vi dirò proprio due parole e poi vi lascerò ovviamente la recensione come sto facendo adesso. Allora, cosa dire di questo libro? È un fantasy capace di rapire il lettore dalla prima all'ultima pagina. Non c'è una pagina che non sappia sbalordire chi legge questo romanzo, questo particolarissimo romanzo che è un intero viaggio alla ricerca della verità che trasporta con sé appunto anche il lettore all'interno di un mondo dove la realtà e la fantasia si incontrano e sono così vicini da non sembrare neanche due mondi così distanti fra di loro. È un romanzo bellissimo che io ho divorato in pochissimo tempo e poi anche l'edizione è favolosa. Si presenta, io ho vinto quella economica, però anche quella cartonata è ancora più bella. Si presenta come una specie di diario antico, già a vederlo dalla copertina, da questa sensazione, con queste appunto anche queste pagine un po' antiche. La cosa bella è appunto anche ogni inizio di capitolo che presenta questa texture molto appunto che fa da diario, molto da libro antico che caratterizza tutta la pagina di ogni inizio capitolo. Poi con questo anche capolettera molto decorato. E una cosa che caratterizza molto questa edizione, questo romanzo, che forse può inquietare un po' il lettore, ma che poi ci farà totalmente l'abitudine perché hanno un senso logico con la storia, è la presenza di queste fotografie d'epoca che raffigurano appunto i bambini speciali di Miss Peregrine. Anche perché il romanzo in realtà si basa tutto su queste foto, infatti l'autore su queste foto ha creato la storia. Possono sembrare inquietanti alcune, però non fatevi scoraggiare perché è questo il bello di questo romanzo. Queste foto dicono tutto, queste foto narrano la storia. E questo è il bello di questo romanzo. Io non posso fare altro che consigliarvelo. Anche a questo romanzo ho dato assolutamente 5 stelline su Anobi perché mi ha totalmente rapita. È il primo di una saga, dovrebbe uscire fra un po' il secondo, lo sto attendendo con ansia, non vedo l'ora che esca. E a luglio 2015 uscirà anche un film diretto da Tim Burton. Infatti è questo motivo che me l'ha fatto leggere subito. Io questo libro c'ho nella libreria dall'Epifania. Ogni da anni, anche da tantissimo tempo, era un po' che volevo leggerlo, però c'era sempre quel qualcosa che mi faceva frenare l'inizio della lettura di questo romanzo, però è arrivato il suo momento e non me ne sono affatto pentita, anzi, sono veramente contenta di averlo letto e sono veramente curiosa di sapere come proseguirà la storia, perché racchiude in sé tanti temi e tanti generi diversi che si mescolano in un minestrone. Perfetto, se possiamo dirlo così, abbiamo il fantasy, abbiamo l'avventura, il mistero, anche un filino di horror. Bellissimo, assolutamente consigliato e leggetelo e se non l'avete fatto fatevelo regalare perché merita. L'ultimo libro che ho letto e terminato questo mese è questo qui, che già avete visto appunto nel video acquisto, del libro del dottore, Dottor Who, La notte degli umani di David Llewellyn. Edito dall'Asengard Edizioni, prezzo di copertina 12,50 per un'edizione brossurata con le bandelle laterali. Allora, questo libro è già esaurito in realtà, però sul blog e sul sito dell'Asengard Edizioni hanno già annunciato che è in ristampa appunto questo romanzo ed è anche in tiratura di stampa il secondo romanzo che tratterà in questo caso degli angeli, quei maledetti angeli che mi fanno sempre una paura da matto tutte le volte che li vedo in ogni puntata del dottore. Di cosa parla questo romanzo? Beh, questo romanzo è una storia a parte, un racconto extra alla serie TV appunto di Doctor Who, dove vediamo appunto il nostro dottore Amy Pond che si sono incontrati da poco, quindi comunque è un'amicizia ancora non così profonda come la vediamo ovviamente andando avanti nel tempo nella serie TV. Amy ancora non conosce tutte le sfaccettature del dottore, come il dottore non è ancora così tanto affezionato a Amy.
Il loro viaggio si sposta sul pianeta 556C, chiamato anche il Gorgo, che è una specie di spazzatura spaziale, un pianeta spazzatura, dove è in corso una specie di guerra fra Sittun ed esseri umani, cioè appunto umani come noi, precipitati su questo pianeta secoli or sono e dimenticati anche chi sono in realtà, perché loro credono che quel pianeta sia la Terra e che Gorgo sia un grande dio che li protegge. Se tutto questo non bastasse, oltre alla guerra fra Sittun che cercano di far evacuare gli umani per altri problemi, gli umani ovviamente cacciano i Sittun perché il loro è un pianeta sacro, un pianeta protetto dal dio Gorgo. C'è anche una cometa che minaccia appunto di distruggere il pianeta con una collisione. Quindi ci sono un po' di problemi in corso su questo pianeta, come sempre quando appare il dottore alla fine, no? E ovviamente capiterà di tutto, il dottore verrà rapito dagli umani, da questi umani anche primitivi per i loro modi di pensare, e sarà compito di Amy, con l'aiuto di Charlie, figlio del capitano di Sittun, salvare il dottore. Scusate, sono le mosche che girano. Questa volta i ruoli si invertono, quindi il dottore è nei guai e Amy deve salvarlo. Un romanzo molto carino, gli ho dato 3-4 stelline, non mi ricordo, perché comunque non è la stessa cosa del telefilm, mi pare 4 stelline. Non è la stessa cosa che vedere ovviamente una puntata del telefilm, però è molto carino, molto leggero, scorrevole e anche divertente. In certi momenti ovviamente le uscite del dottore fanno sempre ridere, il suo modo di pensare, il suo modo di essere anche ironico nel cercare magari anche di sdrammatizzare la situazione. È veramente un romanzo che consiglio principalmente agli amanti della serie TV di Doctor Who, non a tutti perché magari per chi non ha mai visto la serie TV potrebbe perdersi qualche passaggio e magari anche non capire l'ironia del dottore. Quindi non è un romanzo consigliato a tutti quanti. Però per chi ama il dottore non può certo farselo scappare. Magari adesso aspettate che fra un po' esca la ristampa e andatevi in libreria ad acquistarlo e acquistate anche il secondo volume che appunto tratterà degli angeli, che io non vedo l'ora che esca per andarmi a fiondare in libreria ad acquistare, nonostante appunto gli angeli mi facciano una paura da matti, perché da quando io ho visto la prima puntata che fecero sugli angeli e i cherubini, ovviamente, io ho terrore delle statue sugli angeli, grazie ovviamente a Doctor Who. Sono veramente inquietanti, dai, fanno veramente paura. E che dire, non ho nient'altro da dire, perché comunque non c'è tanto da dire su questo romanzo, che comunque non posso fare altro che consigliare agli amanti del dottore. Ok, sono i libri che ho letto questo mese, sono quattro, come dicevo, ne ho anche iniziato un quinto che mi manca poco in realtà per finirlo, ma non ho fatto in tempo perché col caldo mi passa la voglia di leggere, sinceramente. E poi anche ho iniziato a lavorare, quindi anche il tempo è un po' calato. Vabbè, il libro in questione è Shadowhunter, La città di ossa, che ho appunto iniziato a leggere col fatto che il 28 agosto uscirà il film al cinema. Posso dirvi che mi sta piacendo, non mi dispiace, c'è qualcosa che lo rende diverso dai soliti young adult urban fantasy che ci sono in giro ultimamente. Mi mancheranno poco meno di un centinaio di pagine, quindi dunque ve ne parlerò ad agosto, però per il momento vi posso dire che non mi sta affatto dispiacendo, anzi, per il momento il mio voto è 4 stelline su 5 su Anobi. Mi piace, infatti sono molto curiosa, andrò a vedere anche il film, dato che è il periodo che torna anche il mio ragazzo in Italia, lo trascinerò a vederlo con me, quindi Flavio, se sei all'ascolto, preparati perché verrai a vedere com'è il film. Ok ragazzi, il video è terminato. Io spero che sia stato di vostro gradimento. Questo mese, come avete visto, c'è stata una parità fra libri cartacei e libri digitali, perché alla fine l'una l'ho letto in digitale, quindi lo tengo contato come libro digitale. E noi ci vediamo al prossimo video, che sarà sicuramente la Month of Books, questo mese non salterà, e al prossimo mese con le letture appunto del mese di agosto. Un bacione e alla prossima. Ciao!